L'emergenza chiama e Barletta risponde presente con tutte le associazioni sportive unite per un unico intento, restituire alla città delle strutture adeguate, oggi spesso fatiscenti e inutilizzabili, soprattutto per i più giovani. Nella cornice dell'Ipanema Club è stata presentata l'iniziativa Senza Sport Muore il Futuro, manifestazione che domenica vedrà gli sportivi e i cittadini barlettani in piazza, tutti uniti dal calcio all'atletica leggera, come testimonia Antonio Mennuni, tifoso e componente del comitato organizzatore. È impensabile andarci a vedere il Barletta al Manzi, qui bisogna metterci la faccia, qui bisogna che tutti scendano in piazza, qui bisogna essere uniti e bisogna pretendere i nostri diritti. Vogliamo ricordare come si svolgerà la manifestazione di domenica? La manifestazione avrà come appuntamento lo stadio Puttelli, alle ore 11 sarà la partenza, poi si tenzerà in piazza Aldo Moro per poi ritrovarci, la speranza è quella, ritrovarci allo stadio Puttelli per tifare e sostenere la nostra squadra. Un monito chiaro al quale fa eco Manuel Marzocca, dirigente dei Mad Bulls Barletta, team di football americano della città della disfida. Fino a qualche giorno fa tutte le realtà sportive pensavano al proprio orticello, ma anche adesso ci sono alcune realtà sportive che non hanno aderito e che continuano ancora a pensare al proprio orticello. Bene, noi ci siamo riuniti e vogliamo sfatare questa diceria del proprio orticello, cercando di mettersi insieme e di riuscire a far qualcosa per la città di Barletta, ma soprattutto per lo sport di Barletta. In piazza ci saranno anche tanti bambini nel segno dell'aggregazione, spiega Giuseppe Di Corato della Fidal Bari BAT. Barletta potrebbe essere un grande centro non solo provinciale, ma anche regionale. Le strutture sono carenti in tutta la Puglia e Barletta con una pista veramente diventerebbe un centro federale pugliese di alta qualità. E non nego che le difficoltà delle società barlettane, non avendo una struttura, sono quelle proprio di incrementare il vivaio. In questi 2 anni, senza la pista, in cui molte società vanno ad allenarsi fuori quotidianamente, è calato il numero di atleti che si appassionano a questo sport e questo è un male. È provocatorio dire che dai tempi di Pietro Mennea siamo andati avanti ben poco. Pietro Mennea, purtroppo, molte persone lo ricordano solo il 12 settembre. E questa è una cosa che soprattutto agli appassionati ferisce. Pietro Mennea va onorato e rispettato ogni giorno. Lo start alla marcia è fissato domenica alle 11 dallo stadio Cosimo Puttelli, proseguendo per le vie del centro con sosta all'Ello Simeone fino all'arrivo previsto in piazza Aldo Moro. Per News 24 City, Luca Guerra.